Il progetto Divami si è concluso, tra l'altro, con un risultato, ne parleremo a breve, no? E l'avevate organizzato per la settimana della moda, poi anche che continua, però continua a Parigi, a Milano si è chiusa. Oggi, siccome siamo nella settimana della comunicazione, torniamo a parlarne. Perché sono usciti degli elementi anche di comunicazione, di visuale, no? Sulla donna oggi, interessanti. Tra l'altro, insomma, non si chiedeva di indicare una diva preferita alle donne, ma tanto di rispondere a delle domande. A sorpresa, insomma, al sesso femminile oggi piace Audrey Hepburn più di tutte, più della Marilyn Monroe, per dire. Sì, sorprendentemente, o anche non tanto sorprendentemente, alle donne italiane, alle donne moderne, piace di più il personaggio di Audrey Hepburn, anche se noi non abbiamo esplicitamente dato l'indicazione del personaggio che preferivano. Alla fine del test è risultato che Audrey Hepburn è la donna con cui più donne e donna moderna si sono identificate in questo gioco. E effettivamente, dico non tanto sorprendentemente, perché forse tra Anita Ekberg, Marilyn Monroe e Grace Kelly, Audrey Hepburn rappresenta un po' la donna più semplice, meno vanitosa, meno vamp, e in un momento un po' di austerity, di difficoltà in questo momento a potersi lasciare troppo leggermente a certi miti, a certe leggerezze, lussi, perché non possiamo permetterceli in questo momento. Audrey è quella che più convince, più è simile a tutte noi. Anche perché, se vogliamo, è forse la meno provocante, meno immediatamente appariscente, ma più magari da scoprire, no? Ecco, l'altra cosa però simpatica, e se vogliamo che potrebbe apparire una dicotomia rispetto al risultato, è il fatto che poi, quando avete fatto l'evento, no, in cui invitavate invece le lettrici a farsi fotografare, tra l'altro allestendo voi stessi nel vostro stand uno studio fotografico, hanno partecipato tantissimo, quindi la voglia di apparire resta. Sì, infatti, se da un lato online hanno dato questa indicazione, dall'altro l'affluenza irrefrenabile, cioè abbiamo dovuto mettere gli stop ogni giorno per respingere le donne che volevano venire nel nostro stand a farsi fotografare, per l'appunto con boa, perle, guanti di raso e quant'altro, e anche occhiali da sole, perché abbiamo avuto anche lo sponsor Vogue che ci ha dato gli occhiali da sole. E ecco che noi abbiamo capito che questa voglia di giocare con un momento di sogno comunque esiste. La leggerezza, non possiamo essere troppo leggeri, ma un momento di sogno, di divertimento, di divertissement dobbiamo concedercelo, e su questo poi anche noi abbiamo un po' giocato. Il tutto avviene, insomma, all'interno, perché tu sei direttore del sito Donna Moderna. Quanto cioè, diciamo, tutto questo è proprio possibile grazie al web, grazie all'interazione tra cartaceo e web. Tra l'altro, ricordiamo che tu provieni da una realtà come Virgilio, quindi una forte aderenza, insomma, nella rete sin dalle origini. Sì, diciamo che in questo momento io mi trovo su un palcoscenico privilegiato, perché rappresento un mezzo che può sfruttare le leve della cross-medialità nel senso più esteso della filiera, che va dal mondo della rivista cartacea Donna Moderna, da cui il nostro sito emana, a tutti poi quelli che sono i social network dove le nostre utenti ci seguono, da Facebook a Twitter a Pinterest a Instagram. E ognuno di questi mezzi che ho citato ha delle caratteristiche sia di comunicazione sia di target molto diversi, per cui sicuramente parliamo in particolar modo della costola digitale, che è quella che gestisco io. Sul sito ci sono delle donne interessate a scoprire delle soluzioni pratiche, a trovare dei consigli e che le facilitano la vita, come succede sulla rivista, mentre per esempio su Instagram c'è un pubblico di donne un po' molto più giovane, molto più sgamate, smanettone, che hanno l'iPhone, oggi anche l'Android, e pubblicano le loro informazioni tramite le foto, e ci seguono tramite il nostro fotoracconto virtuale che continuiamo a pubblicare su quel mezzo. E così, mentre su Facebook ci sono un po' le ultra di Donna Moderna, perché ci sono quelle che seguono molto la rivista, le utenti e le lettrici che seguono la rivista da anni, ma seguono anche il nostro sito, allora si accalorano molto
moltissimo nelle qualsiasi tematica legata alla vita quotidiana, ma anche, perché no, a delle ricette particolari su come cucinarla, ognuno dice la propria e diventa un luogo, una piazza, un momento, un salotto di discussione molto attivo. Il segreto sta tutto nella cross-medialità. Sì, diciamo che secondo noi è un ingrediente vincente in questo momento di evoluzione della comunicazione di un media verso le proprie lettrici, utenti, è quello di partire dal mezzo più tradizionale ed arrivare anche sul territorio a conoscere le persone che ci leggono, che ci seguono, un vero e proprio moto di experiential marketing, la possibilità quindi di far conoscere alla lettrice e all'utente quello che è il mondo di Donna Moderna e di ricevere consigli. Sulla settimana della moda eravamo anche in partnership con Cicchissimo e c'erano delle stylist di Cicchissimo che insieme alle nostre fashion editor aiutavano a far vestire da dive le utenti che venivano. Adesso per esempio sto andando all'Experience Store di Bari, dove Donna Moderna è presente sul territorio, l'abbiamo fatto nelle principali piazze delle città italiane ed siamo presenti lì ad incontrare le nostre lettrici che sono felici di vivere la nostra realtà, la nostra filosofia, ma anche dal vivo, incontrare la redazione, incontrare la direttrice, seguire lezioni di internet nel caso dell'Experience Store, piuttosto che appunto vestirsi da diva nelle scorse sfilate. Il profilo dei numeri come sta andando appunto? Il sito ci sta dando delle buone soddisfazioni, sono recentemente usciti i dati di Audioweb che ci vedono come leader tra i siti femminili editoriali italiani e questo evento delle sfilate, benché stiamo ancora concludendo le nostre analisi perché sono ancora in corso le sfilate a Parigi, ci vede con un traffico praticamente raddoppiato, già lo possiamo dire, rispetto all'anno scorso, il settembre dell'anno scorso, sulle sfilate, che in un periodo dove comunque essendoci un grande affollamento sia di siti che trattano questo tema sia di eventi, perché anche con l'evento è stato lo stesso tema, è una conferma del gradimento che le nostre utenti ci stanno riconoscendo dopo un anno denso di lavoro e di innovazioni che abbiamo portato. Sul fronte della raccolta, tra l'altro venerdì, insomma, cioè domani, Nielsen presenterà alla stampa i dati, no? E insomma già si sa che quelli della carta stampata fanno un po' insomma preoccupare, no? E da molto si discute su un rilancio soprattutto sul fronte dei periodici. Nell'online, insomma, qual è la via per riconnettersi anche coi brand, perché ovviamente un giornale vive anche dei loro investimenti? Ma per Donna Moderna la via è quella di lavorare sempre su un discorso di offerta di progetti speciali, di andare oltre il tabellare. Questo è quello che a noi ha pagato molto quest'anno e probabilmente rende anche misura del successo relativo che il mezzo internet sta avendo rispetto ad altri mezzi, perché oltre ad un mondo di pubblicità tabellare standardizzata, quello che noi riusciamo a costruire insieme al cliente, l'inserzionista pubblicitario, è qualcosa che va un po' oltre un messaggio di branding unidirezionale. C'è molta interattività che noi creiamo per il nostro inserzionista insieme, facendo leva sulla nostra community enorme di donne, nel caso di Donna Moderna, perché è un pubblico che ama interagire e quindi interagisce anche sui brand e molto più apprezzata l'interazione quando è guidata da noi come rivista e brand che viene riconosciuto.